da uno. Quindi il gioco non è neanche, non so quanto duri, però non è cortissimo, considerato anche che va giocato praticamente da due punti di vista, che è quello della ragazza e quello del, poliziotto, gente chiamata. Le porte, come sempre entrate da una parte si apre, entrate dall'altra non si apre. Qui dovremmo tornare nel corridoio che era infestato da quelle sorte di esserini, ma io vorrei tornare indietro. Peccato che nonostante l'altro ragazzo ci sia un caricamento che ha nello scemo, però erano i tempi di PlayStation 2. Sicuramente su PC avranno ottimizzato i tempi di caricamento. Tra l'altro, non so, potetemi una curiosità, controllate su Steam quanto costa all'unità. Ho visto il conto spesso, 75% di sconto, di cui potrebbe essere sicuro che sta vicino alla porta. Prima di non rubare sta qua. Sicuramente è un investimento che va fatto, va recuperato, sicuramente questi vecchi sono, se avete possibilità, recuperate in tutti i modi. Ok, scende questa bella, questa bella dall'alto, veramente mi piace questa sì. Al momento non abbiamo trovato perché erano grossissimi impedimenti. Buonasera. Ciao amico, ciao. No, ma stavo pensando a una cosa, questi qua, c'è un gioco del 2001, lo starò pubblicato tutti adesso. Si chiama Alone in the Dark 2001. Alone in the Dark. Non è che questa profezia del 2001 c'ha a che fa con i tempi, c'è porta ai, perché mi sto facendo domande. No, senti che sta di. Ah? Senti. Hai detto? Senti che sta di, senti. Non si sente tanto bene. Mo è entrata una persona. Vabbè, però la chat è bella, la sta facendo. Va bene, frate, fai un match, eh. Vince, fermo! Facciamo un match, eh. Aspetta un attimo, guarda, cioè, che ha fatto? Va bene.